Correggetemi se sbaglio, ma deve essere la prima volta che una maglia dello Spezia arriva al primo canale. Correggetemi. Ho iniziato ad andare allo stadio intorno ai 12-14 anni, insomma, alla scuola media, e sono sempre un po' stato un tifoso fuori dalle linee, perché poi con gli amici si creavano striscioni dal Jimmy e Deli sono qua, oggi lo Spezia vincerà, con Fiori vi facciamo il mazzo, con Pisano la B a portata di mano e così via. Ma cercando di dare più visibilità possibile al nostro territorio, perché poi la squadra è un po' il rappresentante dei nostri luoghi. La cessione di Kivior, di cui tanti hanno parlato, ha messo un po' la Spezia nella cartina per tanti inglesi che non sapevano nemmeno che noi esistevamo. Quindi lo Spezia come calcio, come società calcistica, è indubbiamente una rappresentanza dei nostri Grande, luoghi. bene, abbiamo scoperto un grande personaggio, sarai dei nostri spesso, secondo me. A presto, grazie mille per l'invito ancora, grazie mille. A presto. Il grido che ti spinge avanti, che ti fa volare, con i nostri colori dentro ad ogni città. Siamo uccelli predatori, siamo aquile, si sa, questa è Spezia, che ne dici? Era un covo di pirati e noi siamo i loro figli. Guarda, non ti puoi sbagliare, stiamo sotto le bandiere che hanno un'aquila nel centro e sono bianche e sono nere. Qui si sente un coro solo, quello delle nostre voci. Adesso passiamo a occuparci di Spezia perché c'è all'orizzonte Spezia Lazio. Abbiamo individuato, grazie a Luca Vaccaro che presto ci raggiunge, un impact con scontro in alta quota. Uno scontro appunto che gioca sul fatto che trattandosi di aquile ci sarà una giornata di campionato molto Sì, ornitologica, vero, perché fra vero. Genoa e Perugia sarà un derby fra grifoni, È vero. mentre fra Spezia Lazio è roba di aquile. Insomma. Ecco adesso Luca Vaccaro e un suo ospite molto particolare Abbiamo che questa lasciamo sorpresa, presentare allo eccola. stesso Luca. Benvenuti a Ciao, tutti. benvenuti. Eccoci Allora Luca, presentaci qua. il tuo ospite. Sì, ho avuto la fortuna, ho questo onore di presentarvi Elia Lutti, grandissimo tifoso delle Aquile, grandissimo tifoso oltreoceano, possiamo dire, delle Aquile, dato che risiede appunto da 10 anni, correggimi se sbaglio, Elia, negli Stati Uniti. Porta spesso contenuti sui social, su YouTube, che è il social predominante, insomma, ma poi si è spostato anche su Facebook, su TikTok, su Instagram, e non manca mai appunto di portare appunto i suoi contenuti ai tifosi aquiloti, nonostante stia così distante dalla terra, insomma, dalla terra, dalla nostra terra, ecco. Quindi ora lascio la parola a lui e insomma, lo faccio presentare, insomma. Buonasera a tutti, Ciao. grazie a Luca per l'invito. Sì, io vivo all'estero da quando ho 18 anni, quindi sono quasi 18 anni che sono lontano da casa, ma ho iniziato ad andare allo stadio intorno ai 12-14 anni, insomma, alla scuola media. Io sono di Follo e quindi andare allo stadio, prendere la corriera per andare giù a Spezia era una cosa che facevano i grandi. E sono sempre un po' stato un tifoso fuori dalle linee, perché poi con gli amici si creavano striscioni dal Jimmy e Deli sono qua, oggi lo Spezia vincerà, con Fiori vi facciamo il mazzo, con Pisano la B a portata di mano e così via. E poi allontanandomi lo Spezia è rimasto, oltre che una passione nel cuore da seguire, ma è diventata anche un pretesto per rimanere in contatto con tanti amici che ovviamente ho ancora a casa e che non rientrando in Italia da 6 anni non vedo da tempo, quindi abbiamo questa passione in comune che mi piace condividere oggi, potendolo fare attraverso il contenuto che creo e che condivido appunto attraverso i vari social, appunto. Tu stai indossando la terza maglia dello Spezia di quest'anno, una maglia che ha fatto parecchio discutere, diciamo così. Ecco, tu, a te piace perché se ti sei presentato con questa, però Allora, mi sa. io nei miei video uso spesso la maglia, diciamo, storica, quella bianca con l'arbre magique, però sono molto attaccato a questa gialla, per quanto sia stata, diciamo così, anche criticata, perché è stata creata per dare visibilità e in seguito al progetto con le Cinque Terre. E io proprio vivendo, essendomi etichettato come rappresentante degli spezzini all'estero, ci tengo sì a condividere la passione dello Spezia, ma cercando di dare più visibilità possibile al nostro territorio, perché poi la squadra è un po' il rappresentante dei nostri luoghi. Quindi, essendo attaccato alla terra, no? Il Golfo dei Poeti, le Cinque Terre, posti unici al mondo, ho piacere di condividere questa passione anche per questa ragione. Cioè, voglio dire, la cessione di Kivior, di cui tanti hanno parlato, ha messo un po' la Spezia
nella cartina per tanti inglesi che non sapevano nemmeno che noi esistevamo. Quindi lo Spezia come calcio, come società calcistica, è indubbiamente una rappresentanza dei nostri luoghi. Io cerco di portare un po' le due cose a braccetto per sostenere tutte le nostre le attività locali e penso sia giusto farlo, ecco, sì. Questo video è stato presentato da Agriturismo Collina di Rossoli. Fai del tuo evento un evento speciale. Sì, una volta si diceva di Genova quella località vicino a Portofino, quindi adesso Spezia non è più quella località fra le Cinque Terre e l'Erici. Esatto. Esatto, poco a poco... Scusa Luca, vai pure, scusa. No, correggetemi se sbaglio, ma deve essere la prima volta che una maglia dello Spezia arriva a Primo Canale, correggetemi. Aspettiamo che te la metti tu. A posto, va bene. A forse Rossinelli aveva indossato una sera la maglia bianca, devo dire che c'era stato. Posso fare una domanda ad Elia perché è fortissimo. E tra l'altro, insomma, l'orgoglio anche di cioè, parli da Ligure, perché sei Ligure naturalmente, insomma, siamo fatti così, insomma, orgogliosi della nostra terra. Dall'altra però con una visione futura da americano, perché vivi lì e la proprietà spezzina, come quella del Genoa, sono americani. Insomma, c'è da fidarsi, tu che vivi in America, c'è questa passione per il calcio lì, o vai e vieni, dobbiamo preoccuparci? Secondo me è stato un investimento fatto, perché anche i Plate non sono gli ultimi arrivati, cioè non penso che abbiano comprato lo Spezia perché sono tifosi aquilotti, hanno comprato lo Spezia perché hanno visto un'opportunità di fare business. E indubbiamente sta prendendo margine il calcio anche negli Stati Uniti. Ovviamente non batte il baseball, non batte certo. Il football americano, perché sono sport storici qui in America, però il calcio vedo sta sempre prendendo più campo. Qualche mese fa ero a fare la spesa a Whole Foods e ho notato un ragazzino con una maglia delle giovanili della Roma. Quindi ci sono anche scuole calcio sponsorizzate qui in America da società italiane. E sicuramente insomma questi americani sanno quello che fanno, hanno un progetto per il medio-lungo termine, sapendo che il prodotto Serie A può sicuramente guadagnare visibilità e valore nel tempo. Basti pensare anche solo a quanto hanno pagato per acquistare il franchise Spezia, rilevandolo dalle mani di Volpi, e a quanto hanno fatto la prima cessione di rilievo vendendo Kivior. Ci sono tante spese ovviamente, però stanno già facendo dei buoni numeri in meno di 2 anni. Chiarissimo, sì, è verissimo. Ecco appunto, però una domanda assolutamente da profano dell'America. Una delle cose che non mi sono mai spiegato degli Stati Uniti, allora, Nord e Sud America sono state colonizzate dagli europei. Nel Sud America il calcio è la religione, in tutti i paesi... Il Nord America anche è stato colonizzato da italiani, inglesi, irlandesi, polacchi, cioè tutti immigrati da paesi dove il calcio anche lì è una religione. Perché invece negli Stati Uniti giocate a baseball e football americano? È una domanda che ti potrà sembrare stupida, però noi non ce lo spieghiamo. No, non è affatto stupida, è una domanda giusta, una domanda alla quale non ho risposta, perché dopo tutto rimango italiano trapiantato qui. Però sì, fa pensare, probabilmente perché gli americani gli piace giocare con le loro regole, nel senso, se voi pensate anche all'NFL, che è appunto il football americano, cioè quando una squadra di football americano vince il campionato statunitense, perché il football americano è giocato solo tra squadre americane in America, loro si etichettano come i campioni del mondo. Io gli amici li prendo in giro e gli dico: ragazzi, ma avete battuto solo squadre americane, cioè non avete giocato contro nessuno dell'Europa, dell'Asia. Però loro giocano secondo le loro regole, si... A livello anche di marketing si presentano meglio di tanti altri, proprio perché le regole se le fanno loro e sarà una scelta loro, non lo so. Assolutamente, ma loro non amano molto l'1-0, l'1-1, loro devono vincere 88-75, sì, 53-41. Esatto. L'America è sempre tanto grande su tutto, anche sui numeri, quindi sicuramente importante. Esatto. Bene, abbiamo scoperto un grande personaggio, sarai dei nostri spesso, secondo me. Possiamo, Luca, puoi anche andare, siamo a posto così, a posto. Grazie. Ciao ragazzi, grazie. No, prima dobbiamo chiedere a Luca Lumi intanto sulla genialità di questo... derby in alta quota, perché come dicevo l'ornitologia la fa da padrone in questo fine settimana. Ecco, che formazione ti aspetti, vi aspettate dello Spezia contro la Lazio? Il portiere no, perché è già passato di là.
Certo, ovviamente il portiere sarà il grande ex della giornata, Provedel, grande giocatore tra l'altro che io stimo tantissimo e soprattutto un grande professionista, e questa è la probabile formazione, così ho ipotizzato anche in seguito alle parole di quest'oggi di Mister Semplici. Ho messo Ampadu a centrocampo perché c'è un'emergenza di linea mediana dettata dall'assenza importante di Zurkowski, che non ci sarà, non rientra neanche nell'elenco dei convocati, però rientra Rezza, che potrebbe appunto prendere posto sulla fascia sinistra, con Nicolau che in questo caso scala al centro al fianco di Wisniewski, e quindi va a comporsi, diciamo, quella vecchia formazione che avevamo visto in passato anche con Gotti, con Nicolau in difesa centrale e Ampadu a centrocampo. L'attacco potrebbe essere a tre, composto da Verde, Nzola e Jasi, difficile, Shomuro dal primo minuto potrebbe piuttosto entrare a partita in corso e dare una mano. Ora lascio la parola a Elia e vediamo se la mia formazione è condivisa anche da, è condivisibile insomma anche da lui e anche negli Stati Uniti. Sì, siamo d'accordo. Io avevo preso in considerazione anche Caldara, che è tra i convocati, per evitare di mettere Ampadu a centrocampo, però la coperta purtroppo è tanto corta dietro quanto a centrocampo. Poi loro hanno grande valore a centrocampo, quindi sarà difficile. Vedremo, perché nella conferenza stampa hanno chiesto al mister se pensa che Sipot sia pronto anche per giocare una partita da titolare. Ha detto che sicuramente è un giocatore di valore, però esatto. Però non so se già dalla partita con la Lazio lo vedremo schierato dal primo minuto. Indifferentemente da quelli che giocheranno, che non giocheranno, io sarò a tifarli, quindi farò il mio dovere da tifoso e posso solo fare questo. Ecco Elia, un'altra domanda ancora, visto che tu hai una mentalità sicuramente cosmopolita vivendo negli Stati Uniti da tanto tempo, gli Stati Uniti che sono un po' un compendio del mondo, leggevo la formazione dello Spezia e mi veniva in mente una stranezza: se non fosse per Verde, 10 undicesimi della squadra sono stranieri, vengono un po' da tutto il mondo, questo è un segno, se anche una squadra come lo Spezia che ha vissuto come tante nell'orgoglio dei giocatori bandiera, faccio per dire Maggiore, nato a Spezia, adesso improvvisamente siete diventati una multinazionale, è un segno dei tempi irreversibile, e in quale maniera spiega il fatto che l'Italia non si qualifica ai mondiali da due edizioni consecutive, in quelle precedenti non è che si sia coperta di gloria? Sono tutti punti importanti che sottolineano la situazione del calcio italiano contemporaneo. Abbiamo preso Esposito, giocatore che sembrava di sicuro valore, capitano della nazionale Under 21, però ha compiuto un paio di errori che hanno fatto credere a tanti che non fosse pronto per la categoria. I giovani deficitano di esperienza, però l'esperienza la possono soltanto accumulare giocando. Quindi si fa presto a dire: ci fossi io, ci fossi te, io li farei giocare, tu li faresti giocare. Però lo Spezia ha bisogno di punti e non si può vivere di rimpianti perché si è dato magari spazio a un giocatore per dargli modo di farsi, più che a un altro che vedi Ekdal, che è giocatore di indubbia esperienza. Ci sono tanti stranieri, non solo nello Spezia, nel calcio italiano oggi, sarà anche un discorso di cultura, di giovanili, nel modo... Io mi ricordo, piccolissima parentesi, ma per dire la mia, quando ero ragazzino giocavo nel Focevara, sviluppavano tanto il settore giovanile, che era nelle mani di Rovani, tra l'altro Rovani penso sia ora nello Spezia, e quando si arrivò per far fare il saltello a tanti delle giovanili nella prima squadra, che allora si era nei dilettanti, la prima squadra era nei dilettanti, tutta la primavera fu ceduta per fare i soldi del cartellino dei ragazzi per comprare giocatori più pronti per la categoria. Quindi non si è mai avuta una cultura di puntare sui giovani in Italia. E tanti li andiamo a prendere dall'estero, noi abbiamo una grandissima colonia di polacchi, allo Spezia per esempio, ma per nominarne altri, appunto lo Zbecco dalla Roma in prestito e così via. È una questione, penso, culturale, l'Italia sicuramente deve fare tanta, tanta strada per offrire uno spettacolo migliore, e per poter offrire uno spettacolo migliore ci vogliono interpreti pronti, capaci, bravi, ma bisogna avere il tempo di sviluppare. Giustissimo. Siamo in chiusura, ragazzi, credo che Stefano si stia bacchettando. Ti aspettiamo a Genova e a Spezia, ti aspettiamo naturalmente nella tua Liguria e nella nostra Liguria. A presto, quindi. A presto, grazie mille per l'invito ancora, grazie mille. A presto. Grazie Elia, grazie Luca, con te ci vediamo più tardi, non andare a fare serate Kiwior perché stasera sei arruolato, poi la sera ci intratterremo anche su cosa significa serata Kiwior, però per questa edizione di Anteprima Calcio
È tutto per questo programma. Ci vediamo domani sera alle 7:30. Ma io, Certo. Giovanni, Franco Manzitti, Domenico Annuzzo e Luca Vaccaro, a parte le serate Kivior, ci vediamo alle 21 per Liguria Calcio. Buona serata e continuate a seguire le programmazioni di Primo Canale. A dopo.